Lanzuoli, siamo qua oggi per fare l'ultimo showcase dei tre personaggi veramente importanti della collab con Overlord. E sto parlando di Heinz, Albedo e ultima, Shaletia. Siamo qua per Shaletia, ragazzuoli. Mi raccomando, un bel like, iscrivetevi e recuperate anche altri due showcase qua sopra nelle schede. Vi ricordo che nella sezione Shorts, ma anche su YouTube, sì, su YouTube, su Instagram e TikTok è uscito il nuovo Gacha News settimanale, esattamente qualche ora fa, quindi recuperatelo sempre nella sezione Shorts o, ripeto, Instagram e TikTok. Detto questo, buona visione! Tutte le bentornati oggi su Gun Cross Jap, perché se ragazzuoli siamo qua per andare a fare lo showcase di Shaletia, ultimo personaggio dei tre PvP della collab, e sembrerebbe essere, detto in molti, il secondo più forte, Heinz per appunto il terzo. Oggi la testeremo, la proveremo ed ecco qua per appunto la nostra Shaletia. Ovviamente all'1 abbiamo già una skin come nel caso del Beto, cioè quella lì SSR è già shoppata. Quella a 60 gemme all'1, quindi con Relic, ovviamente unico, nettamente un personaggio più free to play dei free to play, cioè la base della base, e vedremo se la base della base sarà forte o meno. Detto questo, andiamo subitissimo a provarla e partiamo, ragazzuoli. Skill 1, Shadow Stalker si chiama in inglese, ovviamente infligge danni da sfruttamento del 450% dell'attacco a un nemico. Questo ovviamente 450% è 3 stelle. Sfruttamento raddoppia il danno critico e sui nemici affetti da sanguinamento raddoppia il danno. Eccoci qua, ragazzuoli. Questa è la 3 stelle, mentre la nostra è 2 stelle, stessa identica cosa, però è un 250%, mentre la 1 stella dovrebbe essere un danno e basta in teoria. Vediamo un po'. E invece no, è sempre stesso effetto, quindi 150%, sempre con il sanguinamento. Mentre skill 2 infligge infezione e causa infezione per 2 turni e infligge il 280% del danno. Sempre la 3 stelle, eccola qua, ragazzuoli. Questa è la sua skill. Serve infezione in PvP, l'abbiamo sempre detto e sempre lo diremo. 2 stelle, infezione per un turno e 180% AOE. Questa è l'altra sua skill. Mentre la 1 stella infliggerà un 150, non lo so, adesso vediamo. Un 120, 110 e poi infezione per un turno. Ecco qua la sua 1 stella. Molto molto bellina come animazione comunque. E finendo in bellezza la sua ulti, apre con buff all'eroe che aumenta tutte le stats del 30% per 2 turni, infligge danni del 600% dell'attacco a tutti i nemici e sicura nel 30% dei danni inflitti. Quindi questa è stata all'1, abbiamo un 5%, 400% e un 50%. Eccoci qua, ragazzuoli. Ecco qua la sua ulti all'1. Comunque è molto bella la è molto 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 bella la ulti. Però piccolo appunto, secondo me, esattamente come per i Kokyutos, potevano fare le relic anche per l'arma che usa soltanto nella ulti, cioè la sottospecie di lancia gigante, succhia e sangue, quella roba lì. Comunque ci sta, molto bella come ulti, personaggio carino. Passiva, ragazzuoli, per ogni alleato sconosciuto in battaglia aumenta le stats. Le stats di base dell'eroe del 7%. Quando l'eroe del legge nemico, un alleato, viene colpito da una skill durante il turno del nemico, applica un buff che aumenta le stats relative al HP del 7%, massimo 3 stack. E all'inizio del turno degli alleati, se l'eroe ha 3 stack del buff, applica frenesia all'eroe per un turno. Quando l'eroe danneggia i nemici con skill away, applica sanguinamento a tutti i nemici, per questo c'è la skill con il sanguinamento, per 2 turni. Effetto di frenesia, aumenta le statistiche relative all'attacco del 50% e riduce le statistiche relative alla difesa del 30%. Quando il buff viene rimosso, rigenera il 40% degli HP massimi. Questa è la sua passiva. Andando per appunto poi a leggerci la sua relic, ragazzuoli. Relic dice testualmente: quando l'eroe danneggia i nemici affetti da sanguinamento, cura gli alleati del 30% di danni inflitti. Questa è la sua relic. Detto questo, completiamo in bellezza come facciamo sempre, facendo vedere le skin. E partiamo dalla più brutta delle tre, ragazzuoli. Questa fa veramente pietà. Poi abbiamo, a mio avviso, quella che su Shaletia ci sta di più, cioè quella molto da vampira. Se vogliamo un tributo o comunque una citazione a livello di design da quell'anime della musica che io non mi ricorderò mai il nome,
Comunque, andando avanti, abbiamo quest'altra che forse quelle SSR, quelle che abbiamo già, che ci sta. Poi, considerando anche che abbiamo il Relic Blu, paradossalmente la skin più brutta è quella che ci sta di più, cioè questa, perché è un Relic Blu con lo spazio, cioè la luna. Comunque, detto questo, ragazzuoli, possiamo andare a provarla in PvP. Stesso identico team dei due showcase precedentemente usciti, Ainz e Albedo, li trovate qua sopra nelle schede o sul canale. E ragazzuoli, l'inizio, a mio avviso, è ovviamente scontato. Tripla AOE e poi abbiamo ovviamente già un po' la strada benché spianata. Abbiamo Chandler comunque contro, Ricordiamolo, AOE di Ceratia ovviamente è infezione, cosa che fa più che comodo. Ricordiamo, ragazzi, che serve tantissimo infezione. Voi non avete idea. E iniziamo subito con questi bei dannettini. Ci sta comunque come inizio, però mi avviso già Albedo, ve lo dico, era molto più solida. Poteva tranquillamente giocarsela meglio di questo team. Sì, Albedo è la più forte della collab, ragazzi. Lo riconfermo qua, anche se dobbiamo ancora provarla. Però a primo impatto già ve lo posso dire tranquillamente. È il personaggio più forte della collab. Purtroppo, a mio grande rammarico, perché avrei voluto fosse Ainz, però... meglio Albedo che Chartia o addirittura Kokyutos, quello è in dubbio. E qua, ragazzuoli, proveremo ad attaccare con la nostra Chartia. Vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. E andiamo per appunto di due stelle. Andiamo di due stelle, però prima potremmo fare in realtà una cosa del genere, buttando giù lui e poi andando sul DK facendo in questo modo. E lo buttiamo giù così. Vogliamo un po'. Vabbè, tanto lui va giù 100-100, non ce ne frega totalmente di Chandler. Bello che sembrava non morire quasi. Poi due stelle di Chalatia sul DK, che ricordiamo ha il cap. Però un bel 90.000, bello pronto. Ovviamente, ragazzuola, di Chalatia fa danni senza senso. Ora qua avevamo il cap, però era semplicemente il vettore del cielo di mezzo. Attenzione, abbiamo il nostro Mel Purgatorio in sub. Senza alcun senso di esistere, non ha senso questa scelta, ma comunque in sub. Questa ovviamente non farà niente. Ricordiamo che Tarmiel in questo caso ce l'ha sempre il nostro Tyr, per il solito discorso del taunt a inizio partita. Forse ci va giù? Non ci va giù. Beh, diciamo che è un po' unlucky. Non tireremo la ultima, andremo ovviamente di attacchi di Chalatia. E andremo esattamente in questo modo. Tirare un po' attacchi di Chalatia, le avessi attacchi di Chalatia. Sarebbe pure bello in realtà fare in questo modo. Sì, facciamo così. Allora, io credo che vada giù, nel senso... credo che vada giù. Mal che vada, non tiro niente, ragazzi. Me la rischio fortissimo. Questo è un rischio enorme, ve lo dico. Perché dovrebbe andare giù. Se non va giù, è un problema. Perfetto, è un grandissimo problema. Potremmo letteralmente aver perso la partita. Perché ho provato questa cosa? Perché volevo provare a shottare con la ulti. Questa è un po' la trollata che ho fatto. Se non moriamo, comunque è vinta. Però dubito che questa rossa non sia 6-6, Dubito assai che non sia 6-6. E invece non ha shottato un cazzo. Non ho voluto tirare un'altra skill. Perché? Perché poi sarebbe andato in True Magic Meliodas. Quindi era un po' quello il rischio. Ma comunque ci è andata bene. Chalatia è viva. E poi questa è morta di inerzia. Tiriamo la ulti di Chalatia. Questo è un piccolo test che sì, se uno gioca normalmente non avrebbe dovuto fare. Certo, però ovviamente siamo in uno showcase. Proviamo a... beh, fatela qualche colpettino in più, no? Dai, facciamo in questo modo. E poi tiriamo alla fine della fine la bella due stelle di Ela, che ovviamente completerà e terminerà l'opera. Eccoci qua, ulti di Chalatia. Vediamo un po' i danni all'uno. 160.000 in Angear senza skin all'uno. Direi che ci sta come danni, no? Seconda partita di giornata. Siamo contro, attenzione, team sconosciuti classic. Team sconosciuti classic. Andiamo di questo inizio, ragazzi. Tanto c'è subito la stanza al 2 e la skill al 2, incredibile. Andiamo di questo inizio. Buttiamo giù subito. Proviamo a buttare giù subito il nostro tier. Ok, non ha illusione. Non ha illusione, questa è sicuramente una cosa positiva. Tra l'altro 205.000 di CP, non ha illusione, boh. La CP. Ok, buttato giù subito tier, ottimo. Tier subito tolto dalle scatole. Speriamo che non sia la stanza al 2, please. Niente stanza al 2, per favore. Tra l'altro non ha Ela. Cosa da dire comunque, non avere Ela nel team sconosciuti, ma metterci Kidna per me è un errore, però comunque ognuno fa come gli pare. Magari non ha Ela, c'ha Kidna, nel senso, non ha Ela, ci sta. E andiamo per appunto in questo modo, tra l'altro si punta subito a caricare la ulti eventualmente, non, sembrerebbe subito così. Non si carica la ulti, ok. Stanza all'1, ci attacca Tyr, va bene, che comunque ci farà, gli farà adesso molti meno danni. E attacca con Echidna, ci può stare, ci può stare.
L'importante è che non abbia. Il problema di questo personaggio, ora come ora, è che come la butti giù? Cioè, letteralmente, come la butti giù, ragazzi? Cioè, questo è un po' il dilemma principale. Come la butti giù? Cioè, è veramente un enorme problema. Cioè, non la puoi buttare giù. A parte che adesso in teoria Shantia ci esplode. Shantia morirà. Ve lo posso garantire. Quella stanza lì fa danni che non stanno né in cielo né in terra, ragazzi. Fate come volete, non stanno né in cielo né in terra questi danni. Veramente senza alcun senso. È morta Echidna. Lol, ok, è morta Echidna. 2 stelle di Shantia, dà un po' i danni. Quasi morta, attenzione. Abbiamo fatto tanti bei danni su Albedo, eh. Attenzione, tanti bei danni. Tanti bei danni. Poteva essere superiore di sicuro il danno, però. Potremmo quasi farcela con questi danni. A parte abbiamo Shantia bloccata adesso, quindi a meno che. Sì, oddio, potremmo shottare anche con Ela. Diciamo che è un po' in difficoltà ora con l'ora il nemico. Ce la butta giù, dimmi di no. Sì, vabbè, tranquillo, nel senso abbiamo revive. Però adesso possiamo tranquillamente shottare con Ela. Avete visto che su Albedo Shantia ha fatto bei danni, 2 stelle, sanguinamento applicato, però ha fatto bei danni, pensavo decisamente peggio, devo essere sincero. Andiamo in questo modo, ragazzi, qui l'Albedo non resisterà, in nessun modo direi che resisterà, e direi che questa seconda partita di giornata è andata vinta. Abbiamo visto poco Shantia, ma alla fine ci sta, abbiamo giocato legit come avremmo dovuto giocare nella partita normale. Ultima partita di giornata, siamo contro sconosciuti, sempre sconosciuto, ma si trova solo quello. E l'inizio, ragazzi, sarà il medesimo. E anzi, ancora diverso, perché andiamo in questo modo. Buttiamo ovviamente subito un bel po' di danni su Albedo, perché sarà un casino poi fargli dopo la stance. Quindi direi di far così. Direi di far così, cerchiamo di picchiarla il più possibile o addirittura di shottarla. Non ci riusciamo, però già se gli buttiamo giù mezza vita. È già un bel passo avanti, nel senso, anche se abbiamo sì bloccato Ela, però ci sta, secondo me è un ottimo compromesso, è un buon compromesso per già togliere quasi mezza vita ad Albedo, che ricordiamo post stance è qualcosa di ingiocabile, cioè non ha senso. Troppi, troppi, troppi danni. Away di Tyr che non fa più di tanto danno, ok? E poi stance di Albedo, classica, anche questa roba qui è completamente classic. Andiamo in questo caso di Away infezione, Away di Tyr e poi direi di 2 stelle di sua, 2 stelle sua. Dovremmo riuscire se non ci muore con questo counter. Spero di no, vero? Ok, è un rischio, raga, perché il counter di Albedo fa danno senza senso, ve lo posso garantire, fa un danno enorme. E andiamo di Shalatia per concludere in bellezza. Vediamo un po' i danni di Shalatia. 2 stelle. 100.000 no crit, ci può stare ragazzi, sono danni che ci stanno, cioè, sono danni che ci possono tranquillamente stare. Ora, questa era l'ultima partita di questo video, la riproveremo sicuramente nel mio account principale con probabilmente il livello più alto, box più alto, tutte le cose. Ma andiamo subitissimo a trarre le conclusioni di Shantia. Shantia, terzo ed ultimo personaggio di quelli più giocabili in PvP della collab con Overlord. Allora, vi devo dire la mia pura, sincera e onesta verità, preferisco Ainz come gameplay, come durabilità, come tutto. Albedo è la migliore dei tre, riconfermo questa cosa, però a mio avviso preferisco Ainz. Non mi piace molto il suo gameplay, devo essere sincero, ha infezione che è un qualcosa di fondamentale ormai in PvP da tempo, però non mi piace, devo essere puramente onesto con voi. Preferisco. Devo essere proprio sincero, la mia attuale top 3, provandoli su Jap, non sul mio global, è Albedo la prima, Ainz il secondo e terza Shantia. Questo è secondo me la mia modesta opinione. Ricordo che è la mia opinione. Per me è così. Poi magari oggettivamente per te è la seconda. Però per me Albedo Ainz è meglio di Shantia, proprio come gameplay. È troppo duratore il suo gameplay, ma secondo me è migliore. Detto questo, ragazzuolo, almeno per quanto mi riguarda, poi ho già visto Tier in giro su Twitter che dicono Shantia la seconda, Ainz terzo. Però no, per quanto mi riguarda, Ainz è migliore, per quanto mi riguarda. Su quello che ho provato io. Comunque, ragazzuolo, detto questo, un bel like, iscrivetevi e noi ci vediamo in altri video qua su YouTube. Recuperate il Gacha News qua su YouTube nella sezione Shorts, oppure su Instagram e TikTok. E recuperate anche altri video showcase di Ainz e di Albedo qua sopra nelle schede. Ovviamente, i video anche qua sotto potete benissimo guardarli. Iscrivetevi qua sotto al centro. E let's go, boys! E ciao a tutti, ragazzuoli!